Amici di YouTube, ben trovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Quest'oggi vedremo come creare un audio stile telefonico con Adobe Audition. Abbiamo solo 3 minuti, quindi iniziamo subito. Dovete sapere che la voce telefonica non ha nulla di particolare. La caratteristica delle voci telefoniche, almeno quelle di un tempo, perché oggi i telefoni VoIP creano sempre delle qualità migliori, però per intenderci, per ricreare quell'effetto tipico della voce che si vede nei film quando ci sono conversazioni telefoniche, dovete sapere che l'unica cosa che dovete fare è eliminare delle frequenze. La voce ha molte frequenze, è composta da molte frequenze basse, medie e alte. Bene, la voce telefonica sostanzialmente è caratterizzata da molte frequenze medie, quasi nessuna frequenza bassa e quasi nessuna frequenza alta. Andiamo in effetti, filtri, e applichiamo un filtro a 10 bande, ok? Resettiamo il filtro nella sua condizione di default ed è così che lo troviamo quando apriamo questo effetto. Togliamo le frequenze basse, togliamo poi le frequenze alte, lasciamo solo una frequenza media e guardate cosa accade già così. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proviamo a giocare ancora. Provare a creare una voce stile telefonica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Applico l'audio per... Applico l'effetto. E una voce stile telefonica. E ho ottenuto il mio effetto stile telefono. Però ci sono altri modi per creare lo stesso identico effetto. Sempre tra gli effetti di Adobe Audition. Ci sono dei preset già fatti. Se aprite il primo effetto nella categoria filtri ed equalizzazioni, filtro FFT, guardate il lungo elenco di preset che avete a vostra disposizione. Tra questi abbiamo già telefono ricevitore. Ascoltiamo cosa accade. Una voce stile telefonica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci sono anche altri preset tipo telefono segreteria. 8, 9, 10. Campione audio per provare a creare. Quando siamo soddisfatti clicchiamo su applica e il gioco è fatto. Finisce qui questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it. Ogni giorno alle 14, dal lunedì al venerdì, pubblichiamo un tutorial di soli 3 minuti. Se avete voglia, ci vediamo al prossimo video. Vi invito ad iscrivervi www.fabioambrosi.it. Vi invito a visitare la pagina Facebook Fabio Ambrosi. Dicevo, iscrivetevi a questo canale YouTube, mettete un'iscrizione e accendete le notifiche. Al prossimo tutorial, ciao!